erano due curve da casa, mi viene un colpo di sonno perché c'avevo tubi dappertutto, la gola, naso. Avevo questa mal di testa che praticamente è diventata, era un'esplosione. E sentivo questa voce femminile, muovi le gambe, io non ci riesco. E mia figlia era così terrorizzata. Ed era, perché è successo questa cosa? La sofferenza ti tira via tante cose che sono meno importanti, che noi magari ci sembrano indispensabili, necessarie, poi ti accorgi che le cose essenziali sono altre. Perché sei venuto da me? Cioè, che cosa ti aspetti? Gli imprevisti ci sono sempre. Siamo tutti inchiodati a una croce. La croce non è una rassegnazione, ma la croce può essere un punto d'appoggio per alzarsi. Mai più camminare, non accetto. Ok, adesso spingi sulle gambe. Spingo sulle gambe, oh, ragazzi, vado su, cioè mi sono alzato. Se mi è stato tolto tutto, se vogliamo, fisicamente, in qualche modo me la gioco. Adesso si spinge proprio in maniera potente. Pensavo che devo andare avanti e con quel pensiero pensavo che devo dire ai miei figli. I can do this. Io ce la posso fare. Io devo uscire da questo posto. Devo uscire e devo uscire sui miei piedi.